Dipende, Red Dream. Cioè, il punto è che se lei ti blocca con la W la tua E in forma cannone, muori. Quindi non è così semplice, Red Dream. Sì, infatti. Quindi devi giocartela bene. Quello che ho capito di questo matchup è che devi stare quasi sempre in forma cannone. Non devi mai stare in forma martello. Perché ogni volta che vai in martello ti punisce un sacco hard, anche fai dei buoni trade. È molto meglio poccarla tantissimo di autoattacchi e zonarla dal farm. Ci abbiamo comunque un bel team, dai. Ci abbiamo botlane Lux Veigar che fa malissimo, Janna Kai'Sa. Loro si devono buildare una roba tipo Mercury per reggere sta roba qui. E comunque ci abbiamo un buon danno AD. Ci abbiamo Kassadin contro Vladimir che può friscalare. Adesso non so se si swappano a lane. Però se la cava anche contro Fiora Kassadin, cioè nel senso farma e basta. Fiora è forte sulla lane lunga, sulla lane corta un po' soffre. E ci abbiamo Voli Hecarim. Adesso vediamo come la va. Sì, lo so, ma ne basta una. Gli basta una W. Anche lei c'ha un bel po' di secondi CD, c'ha 20. Invece la W fuori c'è una 24, quindi è praticamente lo stesso CD, man. Puoi andare. E la W se la tiene apposta per quella roba lì in genere. Chi è là? Lutelle che resabba! Grazie mille! Mate! Pugni in chat! Welcome back! 2 mesi di fila, let's go! Ragazzi, manca un sub e ci siamo per il giveaway. Come on, come on. Go, go, go. Allora, il livello 1 è importantissimo. Dobbiamo tirare un sacco di schiaffi a livello 1. Questo ha preso il grasp. Quindi dobbiamo stare rispetto anche il suo poke e il suo sustain. No handlebars. No. Forza, dai. Ho messo i 30 secondi di pubblicità? Sì, l'ho messo. Mi raccomando. Non devo dimenticarmelo. È importante. Per lo il sostentamento dello streamer. Si vede un po' lucky, eh. Però ha fatto i buoni trade. Però vede, con una Q auto mi ha fatto più danno di. Però ha già usato la pozza, lei. E io invece no. Tutti i Vidal è incredibile, unlucky. Tutti, oh. Ok, ho finalmente un Vidal buono. Questo Vidal dove? Di qua. Di nuovo. Forse dovrei petarla in. Ripristiniamo il Vidal. La wave è super good per me, le perde un sacco di CS. Tippiamo su questo qui. Però sta comunque ad, non va per niente bene sta lane. Grazie mille per il sub, Giacondotti, resub, pugni in chat per te, 2 mesi e siamo pronti per il giveaway.
Vieni però. Oh, Nico Svamp, pugni in chat. Non è venuto. Sto giocando male il matchup, maybe. Poi il grasp che è troppo fucking forte. È stato lasciato. Vado troppo indietro de cose, non posso mantenere sto freeze. Mi conviene pusharla in the back. Un altro sub, ma che è sta roba? Bianchetto, pugno in chat per te, grazie mille man. E welcome back, 3 mesi, tutti adesso, what? Niente, mi è stato... Il cannone non l'ha hittato. Qua mantiene il freeze, ma non gli posso fare niente, my bad. Oddio, forse posso fare qualcosa in realtà. Per lo meno devo usciarlo. Vabbè, per lo meno l'ho pushato abbastanza hard, possiamo andare back. So che non sto vincendo la lane. Prendo l'executioner perché è forte contro tutto il loro team. Che riusciremo... Che potremmo riuscire addirittura a fare il doppio giveaway. Quanto stiamo? Vai, intanto aggiorniamo il sub count. Bam. Mettiamo 21. Siamo a 16, altri 5 sub e ne facciamo 2 di giveaway. Cioè, estraiamo 2 persone. Mai pensato a una skin di Jess ispirata a Thor? Penso che... Oddio. Fowey, pugni in chat anche per te. Welcome, man. Primo mese per lui. Grazie mille, mate. Benvenuto. Penso che ci abbiano... Ci avrebbero qualche problema di copyright con una roba del genere. Ma leggermente però. Leggerissimi problemi di copyright. Cioè, sicuro è un botto sto champion, ma troppo. Cioè, con un grasp si cura di tutta la vita. Ma che è sta roba? Broken sto champion. Dovrei giocare anch'io. Mi sta distruggendo sta fiora. Siamo in CS. E cosa pure gankato. Può essere che lo sto giocando così male il matchup. Mi sembra strano. Forse ora fa. Se no mi uccidevo, man. Dovevo farla quella cosa, se no mi potevo uccidere.
Mi ha preso? Vai in 10 HP. Castellin sta scalando. 10 HP per sta torre è un po' sad come roba. Ogni volta che gioco con l'Eri mi sembra che non fa danni. Wow. Mi hanno bloccato? Un pochino. Si è andata back. La piantina, forse c'era la piantina. Quindi non so sicuro che sia andata back. Ok, l'abbiamo presa. Qua devo prendere la bletta assolutamente. Oh, meno male. 10 HP, quindi era proprio un autoattacco dominio. Devo assolutamente prenderlo. Hai Davila e ancora no. My bad. Sono un po' low. Mi serve la piantina. Dovrebbe essercene una spawnata da qualche parte. Quella è tornata di EP. No? Niente piantina. Never lucky. Qua prende un'altra plate. Questo è un coroncello steel. C'ha già i dubbing bag però. Non so, devo vedere come giocare a questo matchup. Devo riguardarmelo su YouTube perché lo gioco bene. Lo gioco male. Ma l'ho sempre giocato male. A me non piace più tanto questa situazione. Dai.
Questo era l'unico modo che c'avevo per prenderlo quel minion. Preso il monte. Devo cercare di correre. Però una volta che mi ha noccato sono già morto, cioè sono marchiato da quell'altra. Quindi non c'aveva senso flashare out. Mamma mia, quanto è fiddato sto tizio. Eppure non c'ho ancora una taglia addosso per farvi capire quanto sono fiddati gli avversari. Comunque mi sa che mi prendo la Yu. Ah, non me la fa più vendere. Niente. A fine partita, sì, a fine partita lo famo. E anzi, vi dirò di più, altri 4 sub e ne famo un altro. Ne famo doppio sto giveaway. E allora, diciamo. Aspetta, a fine partita. Sì, a fine partita lo famo. A prescindere, ma sì. Stavo pensando se questo sarà il mio ultimo game della serata. Però posso riuscire a farne un altro, forse. Ho doppato l'Herculli come uno stupido. Flashato. Close. Sono rimasto perché poteva voler caricare. Non si sa mai, quindi. Tanto non abbiamo obiettivi da prendere, l'unica cosa è resettare per spendere i gold. Prendo i Davi, penso, sì. Mi serve la speed, principalmente. Longsword da BOD, anche se dà meno stats. Totali. Cassa ne sta all'11 finalmente, quindi perlomeno qualcosina in più fa. Adesso non dico che abbia già outscalato Vladimir, perché non è vero, però. Inside sì, già vince inside, in team fight è ancora più forte Vlad.
La doppia V mi sa che non mi è partita, può essere? JK. L'ho tirato una marea di danni su cose in combo con... su Kai'Sa in combo con Veigar. Cioè abbiamo il monte? No? Noi? No, non ce l'abbiamo. Però questa potrei riuscire a prendere. Abbiamo tirato giù. C'ho 2500 gold da spendere. Io faccio una marea di danni adesso. Però dovete mai stare in fese. I'm too big to fit in here. Pugni in chat per te. Grazie mille, man. Welcome. E ragazzi, ci avviciniamo pericolosamente al doppio giveaway. Attenzione, quante ne sono rimasti? 3 sub, ragazzi. Il giveaway più grande di Twitch Italia. Let's go. Ok, qua la wave è fixata, super nice. Andiamo bot e tiriamo... Questo c'è i Mercury per il team. Ha sbagliato a buildare sta roba, perché loro non devono puntare a teamfightare. Cioè Fiora dovrebbe puntare a split pushare. In teamfight sarà sempre più debole di me Fiora. A meno che non arriviamo proprio a 6 item full build. Però, a parte quel caso, Fiora è sempre più debole di me split push. Il problema è che adesso Fiora c'è il TP advantage. Quindi devo stare attento, anche perché Hagrid mi può venire a piccare, cose varie, non ci facciamo vedere qui. Creiamo un po' di ward con l'item. Non ci sono ward. Oh, I got no TP. Quindi devo fare su e giù un pochino. Invece Fiora può rimanere a splittare. Un po' mi preoccupa per cercare qui. Cioè, ho paura che ci sia Fiora insieme a Hecarim, capito? Se mi piccano è un disastro. Perché i miei non possono prendere nulla ancora. Quindi preferisco continuare a gruppare un po' con i miei così. E a creare la wave quando Fiora la pusha fin qui. Penso sia la cosa migliore. Tanto loro prendono la wave, state attenti qua. Mi dovete aspettare, ragazzi. Aspettate che arrivi. Ah, non fate cazzate, non fate cazzate, non fate cazzate. No, adesso becca, c'hanno già il Nashor. E potevano aver già mandato qualcuno qui. Dovete solo aspettare. Vede come funziona lo split push, ragazzi. Il mio team doveva solo aspettare. Anche non faceva il secondo hit il Nashor, andava bene. E invece è andato in. Anche se io gli ho pingato che non c'avevo il coso ed andava back. Che non c'avevo il TP.
Adesso stiamo belli che nella merda. Ecco, continuiamo. Beh, adesso ormai hanno scalato, quindi il game è probabilmente andato. Hanno preso il Nash e hanno scalato. E dai, ma porco di incibacco. Mi sta dando il culo che era fucking free. Prendi il flash Vladimir, è molto importante. Molto buono e molto importante. Io faccio molti danni alla loro backline perché sono fatti MR. Però anche per l'opposto, che la loro backline fa molti danni a me. Cento anni non è male. Ho evitato tutti e due, quindi è super buono. Non ce la fai, ah! Fai in cassa, ah, almost, ah, peccato. Ah, Kassen e i suoi farce. Che bravo che sei. Votiamo sì, eh? Sto game è un po' gone. Ormai hanno scalato. Boh, vabbè, hanno faccato il game. Io devo vincere di più l'early game, sicuro. Però dovevano. Hanno faccato il game su quel fight là, a random. Ma se facciamo un teamfight fortunato riusciamo a vincerlo ancora. No, siccome è l'ultimo game non lo surrendo. Perché è l'ultimo game, ci abbiamo casse e ne può scalare. Cioè non riesco a farne un altro. Quindi facciamolo durare il più possibile sta partita. Cioè, nel senso. Cerchiamo di vincerla. Sta già a livello 15. Adesso io non è che trusti molto questo Kassen perché abbiamo visto, diciamo, la sua performance fino adesso, quindi. Tra poco spona. Non puoi per cercare così. Vegar. Wake up, my boy.
È andato FK proprio? Sì, era andato FK. Abbiamo tolto. Che mi dovrei fare? Niente, qualcosa. Boh, anche lo Starrack mi potrei fare volendo. Lo Starrack però mi funziona solo se sto in miliform. Boh, forse faccio niente per fare più danni. Una Blood. Una Blood, 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 Blood. Ecco, mi faccio. E voi direte, perché hai comprato quella merda? Mi faccio lì, ecco perché. GA. GA in effetti pure ci sta. Però non lo so. Ho tirato male, stai qui. Malissimo. Così vanno tirate le Q. Qua non c'era il range però. E dai. Però devi tale stai qua, eh. Non va mica bene così. Ok. Non è che qualcuno sta cercando di backdoorare. Questo è importante. Ce la faccio anche se mi vede. Sì, ma se abbiamo perso stesso, cioè non riesco. Non possiamo fare nulla. Ha intanto un altro fight. Cioè, è intanto gas in as fuck, un altro fight. È intanto tutti i team fight gas. Vai, famoso giveaway, dai. Quanti siamo? Allora, friendly. No. Peccato. Voli se meritava vince. Con tutti i tuoi campioni? Dopo lo metto. Vabbè, dovevo giocare meglio lì. Mi dovevo riguardare sto matchup in early game. Dovevo snowballare molto in early game. Invece non ho snowballato un cavolo. Potevo fare molto di più sto game. Vabbè, che cassa è intato. È stato un problema. È morto col cronografo in bag. O forse se l'ha comprato dopo. Ho fatto pure una build di merda, to be honest. Vabbè, dai.